Monte dei Paschi di Siena.
importante. Signore e signori in visione d'ascolto sulle frequenze Canale 3 Toscana, il più cordiale buongiorno vi giunge dalla voce di Patrizio Salerno, siete collegati in diretta con Piazza del Campo in Siena e tra poco assisteremo all'assegnazione della tratta per questo palio di Provenzano. Abbiamo l'elenco dei cavalli, sono stati scelti dai capitani dopo le batterie di stamani e dopo la riunione che è terminata pochi minuti fa qui in Palazzo Pubblico, la postazione della quale vi stiamo parlando. Credo che siano già in sovrimpressione, ma in ogni caso a beneficio di loro che sono a casa li ripetiamo con i numeri di coscia in maniera tale da poter consentire anche a voi di appuntarli e quindi di seguire poi le operazioni di tratta. Sono il numero 1 Solu 2-2, il numero 2 Sorighittu, il numero 5 Porto Alabe, il numero 6 Rombo de Sedini, il numero 13 Tratto de Zamaglia, il numero 14 Renalsos, il numero 18 Remistirio, il numero 19 Rocco Nice, il numero 24 Roccorò e il numero 25 Tabacco. Questa è la scelta che hanno maturato i 10 capitani questa mattina, 5 esordienti e 5 invece cavalli già esperti, di cui uno espertissimo. Accanto a me c'è un altro espertissimo che è Lello Gianni. Buongiorno Lello. Appassionato, ma è qualche anno non guardo una corsa di cavalli se non in televisione, per cui non ci vede nessuno. No, è vero. Allora, la tua impressione su questo lotto? È che non ci sono le punte Sarbana e Oppio, i capitani hanno fatto questa scelta qui, secondo me legittima, perché poi la coreografia di vedere la gente che salta, in parte anche molti esibizionisti e che poi fanno senta questa retorica del palio, mi lascia il tempo che trova. Il palio è una giostra e i capitani fanno quello che la giostra, il giro della giostra li indica come cosa migliore per la propria contrada. È una parte del palio è sempre successa. I puristi che dicono ma è sbagliatissimo, perché si ricordava ieri che Gaudenza nel 54 vinse tre pali, per luglio 55 fu scartata e nel Nicchio l'ho letto nel libro di Luca Luchini, che fu portata a fare la passeggiata storica dal proprietario, sorto del Catarruello, poi a Uberta mi sembra, e tutti i cavalli buoni fino a Urbino, ma l'elenco è infinito, per cui fa parte del palio. Da sempre c'è stato. Certamente sì, fa parte integrante del palio, perché non è che si può fare normalizzare anche questo, e che poi ripeto, in tanti sono anche esibizionisti che saltano per entrare in qualche fotografia, c'è anche quelli che saltano che lo sentono veramente, giovani che hanno un entusiasmo, ma questi saltano uguale, che vogliono è buono questo, e saltano anche con quello che dicono è buono e barbaresco, per cui insomma va bene così. Mi ricordo qualche anno fa una contrada anche numerosa, come il barbaresco sbagliò valutazione, non fu il nome del cavallo, cavallo nuovo, ovvi motivi, gli toccò questo cavallo, il popolo mostro di giorni dice ragazzi questo è buono, tutti saltarono e poi arrivò ultimo, ma che avete fatto? Hai detto era buono, arrivarono ultimi poi chiaramente per dire, cioè poi si salta comunque se si vuole divertirsi. No, volevo raccontare una cosa, quando ieri si parlava della rincorsa che non dovrebbe, cioè che non fece uscire i cavalli, mi ha detto Francesco Petazzi, l'ultima volta che sono stati chiamati, sono rimasti dentro perché era in corso d'entrata nel 2000, quando Petrazzi montava nella lupa, ebbe anche due richiami da parte del Mosele, però non ci fu tutto il mercato rionale di Pantini. Che fa parte del gioco altrettanto anche questo. Sì, ho capito, però cioè, tiriamoli dentro. Giusta osservazione anche di Fra. Appassionato, il palio è pieno di falsi miti, di false leggende. E la cosa più terribile che sento dire, si stava meglio prima, cioè quando poi 20 anni fa dicevi stava meglio prima ancora, prima si stava peggio di ora sotto tutti i punti di vista, e anche paliesco anche come attenzione ai cavalli, per tanti motivi era, diciamo così, il palio è cresciuto e noi lo diciamo sempre, è figlio dei tempi e non è che è avulso dalla nostra contemporaneità, perché è una festa viva e come tale si modifica, come un bambino che cresce diventa ragazzo uomo. Sì, addirittura
sempre il libro di Luchini, che è una fonte inestimabile di aneddoti. Nel 23 ci fu anche un movimento per fare la contrada di San Prospero, avevano già scelto anche colori, ma è verità, nemmeno c'è. Colori erano, così. Non mi ricordo, mi sembra 3-4 colori, 2-3 colori, per dire, cioè il palo è sempre cambiato, è sempre adeguato ai tempi, nel bene e nel male. Forse c'era più menefreghismo rispetto al mondo delle contrade negli anni 70 rispetto a ora, mi raccontano le persone. Cioè c'era meno attenzione, ora c'è molte più contrade eoliche, più attenzione, per cui una serie di falsi miti, da quello che a Vallimoni prima le prendevano, ora no, e qui e poi tantissimi altri, sono tutte emerite e cavolate. Poi c'è da considerare un'altra cosa, Lello, il palio di Siena è diventata ormai una manifestazione, uso proprio un termine molto asciutto per il motivo che capirete adesso, che è ormai al centro dell'attenzione mondiale, quindi questo è un fatto con il quale dobbiamo fare i conti. Cioè, dobbiamo confrontarci, dobbiamo capire queste cose qua e tutte le volte autodeterminare, ove necessario, tutte le forme di tutela che ci consentano di essere ancora un fratellocchiello nel mondo, non solo in Italia, per il modello anche sociale che Siena comunque ha e rappresenta, perché poi il palio è inutile sta a parlare qui di Siena, di cosa è il palio, una perdita di tempo, però l'intelligenza degli ultimi anni è stata sempre adeguarci e fare scuola. Vi ricordo che Siena dal 2000 ha fatto le scelte che poi gli altri hanno fatto dopo tanti anni. Per cui abbiamo assolutamente aperto, siamo stati precursori. Abbiamo aperto una strada, abbiamo insegnato, ne parlavamo con le prove di notte con Marco Roghi, quale fosse il modello di cavallo che più si adattava alle piste non regolari, per cui il palio non è una corsa regolare ma è una giostra, per cui ci vuole un cavallo che sia in grado di stare 4 giorni, di avere un modello per cui nelle curve è meno, statisticamente è più difficile che si faccia male, e noi abbiamo insegnato anche questo, e questa è la grande capacità di Siena di adeguarsi rispetto ai tempi senza snaturare la tradizione, e questo deve essere fondamentale. Oggi giorno della tratta, allora diamo un occhio a questi soggetti che sono stati scelti, quindi diciamo 5 esordienti e 5 cavalli che invece hanno già partecipato a uno o più carriere. C'è Porto Alba che è l'espertissimo, solo tu e due, che impressione hai di questo soggetto? Un cavallo che ha già corso mi sembra 2 pali, per cui un cavallo esperto. La regola banale del palio insegna che chi ha vinto può rivincere, e chi se si guarderà l'ordine d'arrivo del prossimo palio, statisticamente è una parola brutta, ma diciamo statisticamente lo stesso, vedremo che se nei primi 5 ci saranno almeno 3-4 di quelli esperti sicuramente, per cui l'esperienza è fondamentale nei cavalli. Punta. E Porto Alba ha vinto al 10° palio che ha corso, un piccolo record in avvicinamento, penso impossibile, a Folco in accorso 17 fra prima e dopo la guerra, un cavallo straordinario, e per cui il cavallo esperto migliora tantissimo palio dopo palio. Guardiamo Sarmana, primo palio corso, dopo un anno un cavallo migliore, solo 2-2, sicuramente un cavallo che ha corso un palio l'anno scorso bene, era vero della chiocciola, e sicuramente sarà migliorato nel corso del tempo, perché il mezzo sangue maturano con più lentezza e l'esperienza certamente lo aiuta, la conoscenza della piazza aiuta, per cui non sarà certamente sulla carta della contingenza, sì, potrà essere protagonista al pari di Renalzos, che un cavallo era davanti nello scorso anno, per cui chi è andato davanti ci può restare, ci può rimanere, no? Per cui una serie di cui gli esperti sono sempre più indicati rispetto ai nuovi. Il numero 2 è Sorighitto, questo invece è un cavallo che esordisce. Io l'ho visto, dicevo, le corse in provincia, purtroppo ho meno tempo di guardarle, se non in televisione, mi dicono è andato bene nelle corse in provincia, è andato bene anche, e anche oggi, anche lui c'è da vedere come si adatta in 4 giorni, a partire da stasera, da domani, vediamo. Porto Alba, l'abbiamo detto, è un cavallo che sicuramente dà la garanzia di avere una grandissima esperienza. Sì, assolutamente sì, appunto, 10 pari corsi dal 2013 consecutivamente in piazza, nessun fantino è mai cascato da lui, è un'altra caratteristica che lo rende simpatico anche ai fantini. Lo monta volentieri, evidentemente. Sì, è un cavallo sicuro, un cavallo che ha fatto tutti i giochi, ha montato sia a vincere che a danneggiare l'avversaria, ha avuto anche sfortuna, posizione al canape, fatti contingenti del palio, e quando ha trovato la strada pulita e la situazione giusta ha vinto.
ci è voluto un po' di tempo, ma l'occasione l'ha trovata, però sicuramente è un soggetto di quelli che ha bisogno di pochissimo addestramento, ovviamente, poco lavoro di stalla perché sa perfettamente cosa deve fare. Come tutti i cavalli, se guardate Zodiac, la prima volta che venne nel 2000, un cavallo che era considerato un cavallo difficilissimo, scorrettissimo e con mille difetti, nel corso degli anni è maturato e è diventato un cavallo che ha vinto il Palio, per cui insomma è segno che i cavalli è evidente che migliorano Palio dopo Palio. C'è un vecchio detto, non Lello, facciamo una battuta, così stempiamo anche la tensione, per far bugiardo un uomo serve un cavallo. Assolutamente sì, per cui i pareri sono tanti, poi sai, quando vedi prove di notte, prove mattutine o pomeridiane, le batterie, un cavallo che corre da solo, sempre vanno tutti forti o tutti bene, poi una cosa è correre da solo, una cosa è correre in 10 dopo 4 giorni, sono due cose completamente diverse, anche se la classe di un cavallo come Sarbana stamattina si è vista, ha fatto un giro e mezzo da campionessa. Grandissima potenza. Campionessa, veramente una campionessa, sarà bello vedere ad agosto, magari torneranno altri cavalli buoni, Pathos, Koloski e altri, magari doppio messo dentro, poi ad agosto potrebbe essere un altro Palio. Sta succedendo abbastanza di frequente negli ultimi anni che a luglio si fa un livellamento escludendo alcune punte e poi agosto invece si rimettono dentro. Vabbè, sì, è una scelta che... Parte il gioco anche... L'inverno sì, è più frutto di strategie, c'è più tempo, poi agosto è figlio di luglio in parte, poi c'è un mese e mezzo di tempo e poi è più rapida. Il numero 6 è il rombo dei sedili, un esordiente. Questo sì, esordiente, ma ha già fatto tante corse in provincia, tanti anni si vede, non è probabilmente una prima punta, però è un cavallo esperto su cui si può contare. Altro esordiente, il numero 13, Tratto de Zamaglia. Questo è uscito dall'entrone per le prove di addestramento, fortissimo, ha fatto delle buone batterie, è allenato da Tittia, per cui vedremo se magari lo va a montare, vuol dire che è buono, se non va a montarlo... Questo è un altro punto di... Che non siano contrate di riferimento suo, chiaramente, cioè fa parte delle strategie paresche. Qualcosa capiremo più insomma oggi pomeriggio, secondo... Sì, è normale. Un uomo per cui magari Tittia può scegliere anche cavalli più esperti, Fantino va a prendere maggiore, per cui insomma non credo, e potrebbe non essere la prima scelta, anche se è il suo cavallo, credo insomma. 14 l'abbiamo già nominato, Renalzos, un altro soggetto sicuramente da delle grosse garanzie. Sì, è il cavallo che ha fatto dei bei pali, a luglio l'anno scorso andò vicino a vincere, per cui un cavallo che potrà essere tra quelli con cui gli esibizionisti si possono divertire a saltare con gli esibizionisti. No, ma scherzo, estremizzo termine. Stiamo scherzando. Estremizzo termine. Però è vero, cioè, che su tanti ragazzi che saltano, una parte lo fa veramente di cuore, il 90% lo fa di cuore, lo fa di stimolo, di natura, di cuore, entusiasmo, di DNA, di entusiasmo, di amore, e c'è un 10% che lo fa a favore di fotografia. Questo è sempre successo, guardate le foto, sono sempre gli stessi qua davanti. C'è proprio una scuola di esibizione. Scherza, no? Allora, il 18 Remistirio, un altro cavallo che ha già corso. Il Principe Marchette, cui è una sicura garanzia di preparazione adeguata al Palio, cavallo già esperto, anche questo sarà osservato insomma a 4 giorni. Non so se è favorito o no rispetto ad altri, però sicuramente osservato in senso curioso. Su cui fare delle valutazioni. Sì. 19 Rocco Nice, un altro esordiente. Rocco Nice è un esordiente che però è andato molto bene durante le batterie e prove di notte, per cui sarà divertente vederla, ha già fatto 3 presenze alla tratta, è andato bene, è un esordiente da guardare con attenzione. Il numero 24 Roccorò, un altro cavallo che invece la piazza la conosce già. Sì, ha corso l'anno scorso nell'Aquila con Giuseppe Zed d'Agosto, mi sembra di ricordare, per cui un cavallo anche questo che ha già un bagaglio di esperienze, vediamo quanto sarà maturato e se sarà maturato rispetto allo scorso anno. E l'ultimo dei soggetti scelto per questa assegnazione è il numero 25 Tabacco, un cavallo che si è fatto molto notare nel prepalio, no? Sì, assolutamente sì, ha fatto diverse volte le prove di addestramento e per la prima volta la tratta, ha subito preso, è andato bene, non so quanta sarà la sua punta di velocità quando correrà insieme a altri protagonisti, vedremo un po' come sarà, però un cavallo su cui probabilmente possono lavorare, un cavallo nuovo da scoprire in 4 giorni, non si può giudicare ora.
Insomma, da capire, oggi pomeriggio sapremo probabilmente qualcosa in più, anche perché, come giustamente sottolineava Valello, anche le scelte di alcuni Fantini ci potranno dare un termometro diverso di quello che potrebbe essere un'ideale scaletta che vediamo soltanto ora, no? Daranno il termometro, perché chiaramente i tre, Tia, Mari e Bartoletti, poi gli altri, Brigante, Gingillo, Bruschelli, Luigi, non dico che possono scegliere tutti all'inizio, ma almeno quattro di loro potrebbero scegliere, o quattro e mezzo potrebbero scegliere il cavallo, per cui dove andranno questi qua, e anche qui statisticamente parlando, questa parola bruttissima, su questi sei sicuramente nei primi tre è molto probabile ci siano, ne troviamo tutti e tre, per cui insomma sarà già la partita torna solo, perché noi di cavalli si guardano in televisione o poco, questi ci lavorano e pure sanno come fare, conoscono e sanno le loro potenzialità molto meglio di noi. Sì, lo stesso i dirigenti che l'hanno seguiti sempre e visti sempre, chiaramente hanno fatto una scaletta e ritengono di poter investire su un Fantino buono giocandosi i rapporti che hanno con quel paio lì, per cui insomma sarà il termometro, più che un termometro, sarà proprio il termometro, sarà quello anche dei cavalli nuovi. Il termometro però va a incrociarsi con un'altra variabile che non c'è nelle regolari, perché questo è un palio di quelli che definiamo noi bomboloni, nel senso con la presenza di ben sei rivali, quindi questo potrebbe essere un fattore esogeno che altera il termometro secondo te? Sì, ma sì. Sono sempre, fa parte delle... succede sempre così, poi c'è le quattro verdi, poi c'è le cinque rivali, l'ho cercato, non mi riuscivo a trovarle, forse magari, vediamo se statisticamente ci sono state anche cinque coppie di rivali. Questo non lo so, sarebbe curioso vedere. Non lo so, ho provato a cercare, come è venuto a noia perché andavo troppo indietro nel tempo, e come annoiavo, che c'è dei bellissimi siti che fanno delle statistiche straordinarie, il palio.org, il palio.siena.it, la voce del palio.it, sunto.it, chiaramente, che contengono una serie, sono scrigni di saperi e di conoscenze, e vanno tutti ringraziati, gestisce questi siti. Assolutamente sono la nostra fonte. Sono assolutamente sì, veramente sono persone di grande qualità, grandi senesi, cui le statistiche si prendono spesso dalla curiosità. Sì, però poi capita, a me è capitato, ma sarà successo anche a te, che poi ci sono pali, specialmente nei secoli scorsi, che sono stati corsi con 17, 16 contrade addirittura, e quindi poi lì saltano le statistiche, quindi le presenze degli avversari ci sono per forza. Certamente sì, però insomma è il palio divertente questo qui. Poi succede che magari, come è successo anche negli anni scorsi, negli anni recenti, l'avversaria favorita va di rincorsa e l'avversaria stopper dentro canapi, poi tutto cambia con l'ingresso a canapi, cambia in quattro giorni, cambia con la fortuna di una botta che prendi in corsa, di una strada che trovi chiusa o di un'altra che trovi aperta, per cui è... E questo è il gioco del palio. Allora, questo sarà un palio che tra qualche minuto avremo, diciamo così, un pochino più chiaro, perché avremo anche appunto le accoppiate cavallo Fantino, contrada cavallo, è il primo dei momenti della sorte nei quali la sorte mette il suo più grande zampino, perché chiaramente questo è l'unico momento in cui la dirigenza, per quanto possa aver lavorato, non può nulla. No, certamente ruzzolano le ghiandine, vediamo un po' che succederà, non so cosa c'è di nuovo, che avevo fatto nuovo qualche macchinario per dare le ghiandine, no, mi sembrano sempre gli stessi. Avevo letto, sì. Avevo letto qualcosa nel giornale, c'era una piccola... cambiato, non lo so, magari ci informeremo nei prossimi giorni cosa è stato fatto, non lo so, mi sembra tutto uguale. Anche a me, a vista almeno sì. Comunque le contrade partecipano alla carriera di Provenzano del 2018 sono la Chiocciola, il Nicchio, l'Oca, il Drago, la Lupa, l'Istrice, il Val di Montone, la Tartuca, il Leocorno e la Giraffa. Queste ultime tre sono state estratte a sorte, il primo dei momenti in cui la sorte chiaramente ha il suo fondamentale ruolo nel teatro del palio. Tra poco assisteremo appunto al secondo momento, è quello delle famose ghiandine di assegnazione del cavallo alle rispettive contrade, poi nelle prossime ore, ma vedremo che probabilmente già da subito dopo ora di pranzo avremo come sempre il tam tam, no? Poi ormai siamo una civiltà tecnologica e quindi una volta le notizie si sapevano soltanto se, parlo della nostra generazione, no? Arrivava Tizio nella tale contrada e quindi c'era il colpo di telefono, perché c'erano i telefoni fissi all'epoca e dicevano guarda è arrivato Tizio nella tale contrada, adesso è molto più veloce tutto. Sì, si andava a contrada aspettando che arrivasse il Fantino, di solito poi c'era
il capitano Mangino che telefonava al telefono della società per... fisso ovviamente, i telefoni grigi insomma, via. Il telefono grigio a gettoni, i più ricchi quello fisso, e la città faceva la gettoniera e poi anche il telefono fisso, chiaramente telefonavano e dicevano che montava la contrada e questo era un momento bello. Poi da lì poi mi hanno detto che così come durante i giorni del palio, ma è sceso questo, che poi prima il famoso valzer delle monte durava veramente tre giorni, durava veramente tre giorni o quantomeno tre ore, tre o quattro ore. Ora dopo un'ora, un'ora e mezzo si assestano i primi 3, 4, 5 big e poi il resto si di completamento. La comunicazione è molto più veloce con i social, con i siti, per cui tutti sanno tutto in tempo di un'ora e mezzo e c'è tempo per la pennichella almeno. Ah beh, meglio per questo, però noi che facciamo anche questo mestiere di giornalisti, io ricordo quando si telefonava alle persone conosciute appunto col telefono fisso o alla società con l'amico dove appunto avevamo le nostre fonti per avere notizie, adesso invece è tutto superato. Sì, è certo, cioè, ma, questo, ma non è vero, no, ma è già arrivato in contrada. Me lo confermi. Me lo confermi, è già arrivato, era un'altra cosa, ora non si può sempre dire il discorso di prima era meglio, quando si era prima. No, evoluzione del palio, è un'evoluzione, abbiamo detto. È un'evoluzione naturale della società, che il palio poi si adatta alla società come si plasma intorno e come acqua appunto intorno a un oggetto che si modella intorno. A proposito di rituali, alle nostre spalle stanno arrivando i due cestini all'interno dei quali sono i 10, chiamiamoli cartigli, con appunto i 10 numeri, chiaramente dall'1 al 10, e i 10 nomi delle contrade che partecipano alla carriera e verranno adesso inseriti nelle ghiandine per l'inizio delle operazioni di appunto assegnazione dei cavalli. Una grande folla in Piazza del Campo, però contestualizziamo anche, questo è il giorno che fa terminare ufficialmente l'inverno, no? Quindi chiaramente l'attesa è anche molto molto grande. Sì, l'inverno, il mio inverno finisce quando gira il montone, che l'inverno inizia quando gira l'Aquila, perché sono le... Dalla prima all'ultima festa titolare, facciamo questa chiosa per i non senesi, chiaramente. I segnali che si è risvegliata stagione, si sveglia oppure ci si... Poi c'è chi vince e continua a festeggiare ovviamente, però insomma il metronomo di Siena è abbastanza meravigliosamente cadenzato e ritmato ed è importante, essendo un metronomo, non spostare mai il piombo o in alto o in basso per cambiare questi ritmi, va sempre tutto il ritmo giusto, perché il palio è fatto anche di pause, è fatto di attese, è fatto di ritualità. Quando si infrange questa ritualità vuol dire che si perdono le regole e si perde il senso del palio. Lì è il vero rischio. Quando organismi cedono ruolo ad altri e c'è un'osmosi di, fra virgolette, di tradizione o di virgolette poteri che per osmosi passano ad altri, perdendoli le contrade, a quel punto si perde qualcosa e difficilmente è recuperabile. Questo ci fa preoccupare. E questo può essere preoccupante. Aspetta all'intelligenza dei dirigenti, dell'amministrazione, dei senesi soprattutto, che poi sono coloro che giudicano quando poi si vota in contrada l'operato, riuscire a mantenere o meglio o meno peggio possibile, secondo punti di vista, quel che è il palio adesso. Allora, quindi, facendo un'ultima chiosa con Lello, se dovessi appunto dare un preferenza, non dico a uno, ma almeno a tre cavalli di questi 10, a chi daresti? Andrea, con l'esperto, chiaramente Porto Alabe, solo tu e due, e Renalzos, i tre esperti, il vincitore e gli altri due più esperti si sono visti con maggiore frequenza nelle posizioni avanzate della corsa. E tu dici che statisticamente, ti sto quindi citando testualmente, il 2 pomeriggio è molto facile che tre di questi li troviamo nelle prime posizioni. La statistica è come la trippa che si è mangiato stamattina, e la tiri e viene come vuoi fare a te. Ma è vero, è vero. Di solito sì, di solito è così. Molte grazie a Lello Gianneschi per le tante informazioni che ci ha dato. Io passo il microfono a Franco Masoni perché stanno per iniziare le operazioni di sorteggio. Bene, allora, vediamo già schierati i 10 capitani, il sindaco, il segretario comunale, tutto è pronto, le chiarine sono già sul palco, i barbareschi monturati
si portano vicini e sentiamo le chiarine. Bene, gli squilli annunciano l'inizio delle operazioni della tratta. Vediamo una piazza gremita di persone, tantissimi contadini, tantissimi turisti che sono a Siena per vivere la festa senese. E inizia il sindaco a imbossolare le 10 ghiandine contenenti numeri da 1 a 10. Che sarebbero corrispondenti a due tabelloni che sono alle sue spalle, apposti solo il palazzo comunale, dove poi ci sono un altro numero che corrisponde al numero di iscrizione del cavallo. Ed ecco il balletto che porta la prima ghiandina nell'urna. Qui c'è questa prassi di imbossolare nelle ghiandine, questa la sinistra del sindaco, i numeri da 1 e 10 e poi quella alla destra con i nomi delle 10 contrade. 3! Ovviamente è un sorteggio pubblico dove tutto è fatto in maniera palese. Poi inizieranno le urne ruotate dall'inserviente a girare con un numero di giri a destra e un giro a sinistra e poi il balletto inserirà la mano nell'urna contenente dei numeri 1 e 10, lo porterà il sindaco, poi a quel punto l'altro balletto porterà la ghiandina corrispondente alla cavallo che verrà assegnato. Vediamo, siamo giunti al quarto ghiandina. 5 dei 13:20, per cui ormai l'orario è consueto per l'assegnazione dei cavalli, per cui alle 14 saranno assegnati 10 cavalli, inizierà chiaramente il lavoro delle dirigenze con telefonate per iniziare i contatti con i fantini per arrivare a una definizione della monta per il cavallo avuto in sorte. Sindaco Luigi De Mossi, è la sua prima esperienza palesca, la prima volta che assegna i cavalli. 7. Sono 10 soggetti che sono stati scelti da capitani, solo tu e due che ha corso due pali, Soreghitto è la prima esperienza, Porto Alave 10 pali di cui uno vittorioso, Rombo e Sedini è la prima esperienza, Tratto di Zamaglia prima esperienza, Renaldus ha corso 3 pali, Remistiri 1 palio, Rocco Nice prima esperienza, Rocco Ro ha corso 1 palio e Tabacco alla prima esperienza. Ora chiaramente vedremo quello che sarà l'atteggiamento dei contadini, delle contrade che avranno in sorte 10 cavalli, quelli che avranno un'esultanza più forte, e questo già 9. Significa un certo gradimento del cavallo avuto in sorte.
qui l'unico cavallo con una vittoria è Porto Alave, cavallo che ha corso 10 carriere. Siamo alla penultima ghiandina. Diamo 10. E con questo si conclude l'imbossolamento delle ghiandine con numeri corrispondenti ai cavalli e poi passeremo all'imbossolamento delle ghiandine con i nomi delle 10 contrade che prendono parte a questa carriera, che sono la Chiocciola, il Nicchio, l'Oca, il Drago, la Lupa, Istice, Montone, Tartuca, Leocorno, Giraffa. Sono 6 le rivali che prendono parte a questa carriera e vedremo nello svolgersi delle 6 prove quelle che saranno un po' le tattiche e gli atteggiamenti per la prossima carriera del 2 pomeriggio, per cui i lavori inizieranno una volta segnati i cavalli e oggi assisteremo alla prima prova. Viene imbossolata la prima contrada, qui ad una in aggiungere alla Giraffa, e poi inizia il momento cruciale dove tutti gli occhi che sono rivolti qui al Palazzo Pubblico, ad uno i cavalli saranno assegnati alle contrade. Nicchio, come sempre i barbareschi monturati non sono poi barbareschi effettivi, sono contadaioli che vengono scelti ipotizzando su ognuno di loro una grande dose di fortuna, di conseguenza sono contadaioli che vengono indicati per andare a prendere il cavallo con l'auspicio che portino in contrada il cavallo che può vincere al pari. Drago, ricordo la prova di oggi pomeriggio, sarà corsa alle 19.45, alle 19.15 inizierà lo sgombero della pista, 19.45 l'uscita dei cavalli all'entrone, l'allineamento e la prima prova, e questo è l'inizio per rivedere i cavalli con i fantini, che poi potranno essere fantini che andranno al palio o potranno poi anche avere cambiamenti durante lo svolgimento dei 4 giorni. Istrice! Ecco che mancano ancora 4 contrade e poi inizia il grande momento atteso da tutti, già i cavalli sono stati portati qui nelle poste che li ospitano davanti al palazzo comunale con la testa verso la piazza del campo e poi ad uno saranno consegnati al barbaresco della contrada che li porterà nel rione dove inizieranno a viverci per 4 giorni. Il lotto dei cavalli sono 1, 2, 3, 4, 5, 9 soggetti e 5 già soggetti che hanno meno corso una carriera. Leocorno, la penultima e poi è impostolata la Giraffa e inizieremo la tratta. Temperatura gradevolissima, qui con me c'è Mario Poggibonzi, quello della maglietta
con tutte le firme dei protagonisti. Giraffa. Del palio. E sta per essere impostata l'ultima contrada e poi sentiremo il rumore delle ghiandine che sbattono nei vetri delle due urne e a quel punto inizia il grande momento dove la dea bendata vedrà come distribuire i 10 cavalli. Allora, momento è, inizia ad essere ora veramente di pathos. Inizia il gioco della tratta della segnazione dei cavalli. Vediamo la prima ghiandina che verrà estratta e consegnata al sindaco, che numero è corrispondente al cavallo. Poi sta arrivando il sindaco, viene aperto. Sei è Renalzus, cavallo che ha già corso 3 carriere, è indicato in un buon soggetto già esperto. Vediamo qual è la contrada che viene assegnato Renalzus. Chiocciola con Renalzus. Chiocciola Renalzos, e anche oggi la festa titolare della contrada di San Marco. Infatti c'è la comparsa che sta da questa mattina facendo il giro delle consorelle ed ecco che il popolo di San Marco si sta recando a prendere Renalzos, cavallo che al suo attivo 3 carriere, ancora nessuna vittoria, però questo è un soggetto esperto. Sentiamo già i canti dei contadaioli della chiocciola. Allora, primo cavallo assegnato, Renaldes alla chiocciola, il sindaco sta aspettando per passare alla seconda ghiandina per fare tempo che la contrada della chiocciola inizia a portarsi al largo di San Martino per uscire dalla piazza. Vediamo che già il cavallo è verso l'uscita di San Martino, il sindaco sta controllando se
può essere il momento per passare alla seconda stazione, ha dato l'ok, il valletto porta la ghiandina e vediamo il secondo cavallo al quale Contrada sarà assegnato. 7 è Re Mysterio, ha fatto già una carriera, nessuna vittoria, cavallo che già conosce il rituale della festa. Re Mysterio, vediamo quale Contrada. Val di Montone, Montone con Re Mysterio. Cui Rinalzos è il primo cavallo assegnato alla chiocciola, Re Mysterio al Montone. Vediamo ora Contadaiola e il Barbaresco del Montone che stanno portandosi qui all'altezza della cappella, a Piazza del Campo, per prendere in consegna il proprio barbaro e rientrare nel proprio rione. Re Mysterio al Montone. Allora, eccoci. Sentiamo il contrario del Montone che stanno cantando, questo significa che già stanno seguendo il cavallo all'uscita di San Martino per andare nel proprio territorio. Ed ecco che sindaco sta controllando per poi procedere alla terza assegnazione. Allora, dovrebbe essere la pista libera per la terza assegnazione. Per cui Rinalzos chiocciola, Re Mysterio Montone. Allora, vediamo bene, terza ghiandina che viene consegnata, vediamo qual è il cavallo che sarà assegnato. Due cavalli assegnati, Rinaldo sulla chioccia, Re Mysterio Montone, il terzo è 10 è Tabacco, cavallo alla sua prima esperienza. Tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. Nicchio con Tabacco. Nicchio Tabacco, il cavallo che è il suo primo esordio nel senso di partecipare ai 4 giorni del Palio. Vediamo ora i tempi del Nicchio che prende il cavallo per poi condurlo nel proprio rione. Tabacco al Nicchio. Tre cavalli assegnati, Rinalzos, il cavallo conosciuto che ha già preso parte a 3 carriere, Re Mysterio che è stato assegnato al Montone, Rinalzos alla chiocciola, ha corso una
carriera, tabacco, prima esperienza, è stato assegnato al Nicchia, per cui vedremo quale sarà un po' questi cavalli esordienti, il loro comportamento. Renaldo Chiocciola, Remistilio Montone, Tabacco, Nick. Queste sono le prime tre contrade, le prime tre assegnazioni. Abbiamo ancora 7 cavalli da assegnare. Sentiamo il canto dei contadori del Nicchio che intonano uscendo dalla piazza. Ricordiamo un palio con 6 rivali: Nicchio Montone, Lupa Istrice e Tartuca Chiocciola. Bene, arriva la quarta ghiandina, vediamo a quale cavallo corrisponde. Cinque è Tratto de Zamaglia, cavallo, anche questa è la prima esperienza. Prima esperienza anche per Tratto de Zamaglia, come è stato per Tabacco, è stata assegnata al Nicchio, vediamo a quale. Istrice con Tratto de Zamaglia. Istrice, Tratto di Zamaglia, Renaldo Chiocciola, Remistilio Montone, Tabacco, Nicchio. Questi sono 4 cavalli che sono stati assegnati fino a questo momento. Tratto di Zamaglia all'Istrice. Allora, Tratto di Zamaglia, Istrice, Renaldo Chiocciola, Remistilio Montone, Tabacco, Nicchio. Sono ancora 6 i cavalli che devono essere assegnati. Qui 6 contrade in attesa. Che sono la Giraffa, il Leocorno, la Tartuca, la Lupa, il Drago e l'Oca. E da assegnare c'è ancora solo 2, il cavallo che ha fatto 2 carriere, Sorighitto la prima esperienza, Porto Alave 10 carriere e una vittoria, Rombo alla sua prima esperienza, Rocco Nice prima esperienza e Rocco Rocchi ha corso un palio. Tempi tecnici di attesa però resi necessari per far uscire la contrade con il cavallo assegnato dalla piazza del campo per recarsi nel proprio territorio. Sentiamo il canto della contrada dell'Istrice. E il controllo per dare il tempo di uscita e proseguire la tratta, l'assegnazione.
Tratto di Zamaglia Istrice, Renato Chiocciola, Remi Stirio Montone, Tabacco Nicchio. 4 i cavalli assegnati, in attesa sono 6 contrade per ricevere il proprio Barbara. Vediamo, siamo al quinto, sta aprendo la ghiandina il sindaco, vediamo qual è il quinto cavallo. 2 Sorighittu, anche questo cavallo alla sua prima esperienza, vediamo in quale contrada andrà a prendere parte alla carriera del 2 di luglio. Sorighittu, cavallo alla prima esperienza, Lupa! La lupa con Sorighittu. Lupa con Sorighittu, tratto di Zamaglia all'Istrice, Renato Selachiocciola, Remi Stirio Montone e Tabacco Nicchio. Questi sono i 5 cavalli, siamo giunti a metà della tratta. Qui l'ultimo assegnato è Sorighittu alla lupa e poi vedremo proseguire per l'assegnazione all'oca, al drago, alla tartuca, al leocorno e alla giraffa, i cavalli che sono ancora in attesa, solo 2-2, Porto Alave è l'unico con la vittoria al suo attivo, Rombo, De Sedini, Rocco Nice e Rocco No. Allora, la lupa con Sorighittu, tratto di Zamaglia con l'Istrice, Renato Selachiocciola, Remi Stirio Montone e Tabacco Nicchio. Siamo i canti della comunità di Valle Rozzi, intonati nell'uscita dalla piazza del campo, alle 13:45 minuti, assegnati 5 dei 10 cavalli per questa carriera del 2 luglio 2018. Le contate partecipanti sono Montone, Nicchio, Loca, Drago, La Lupa, Istrice, Montone, no scusate, Chiocciola, Nicchio, Oca, Drago, Lupa, Istrice, Montone, Tartuca, Leocorno e Giraffa. Allora, Sorighittu la lupa, tratto di Zamaglia all'Istrice, Renato Selachiocciola, Remi Stirio Montone e Tabacco Nicchio. Vedremo quando sarà assegnato Porto Alave se ci sarà una esultanza, che fino a questo momento, diciamo, ad ogni cavallo assegnato c'è stato abbastanza una piazza silente. Allora, la lupa sta lasciando la piazza del campo, allora. Prossimo cavallo, l'otto è Rocco Nice. Rocco Nice. Vediamo Rocco Nice a quale contrada viene assegnato. Cavallo, anche questa è la prima esperienza, è al drago Rocco Nice. Rocco Nice al drago, cui rimangono solo 4 contrade in attesa dell'assegnazione del cavallo. Sorighittu la lupa, tratto di Zamaglia l'Istrice, Renato Selachiocciola, Remi Stirio Montone, Rocco Nice drago e Tabacco Nicchio. Qui Rocco Nice al drago, sono rimasti solo 2, Porto Alave, Rombo De Senisi e Rocco Ro.
l'unico cavallo vittorioso è Porto Arabe, che ha vinto l'anno scorso ad agosto nell'onda montata da Carlo Sanna. Mancano tre contrade e poi viene conclusa la tratta, questa lunga mattina qui da Piazza del Campo, con l'arrivo dei cavalli per la segnatura, la composizione delle batterie, le quattro batterie, prima la quinta di recupero, la sosta di riflessione e poi la riunione dei capitani all'interno del comune con sindaco e gruppo dei veterinari, la scelta dei 10 soggetti e l'assegnazione. Numero 3 è Porto Alave, infatti la piazza ha già cominciato a dare segni di attenzione. Vediamo Porto Alave, l'unico cavallo con sua vittoria al suo attivo, a quale contrada va insorto Porto Alave. Oca! Oca con Porto Alave e sentiamo l'Oca, il popolo di Fontebranda, con assegnato il cavallo Porto Alave, cavallo che ha vinto l'anno scorso ad agosto. Infatti vediamo veramente un gruppo nutritissimo di contraioli di Fontebranda che si sta portando all'altezza di San Martino per andare incontro al proprio cavallo, e sentiamo già intonato il canto dell'Oca che ha avuto un sorto Porto Alave, Porto Alave all'Oca. Qui sorreghito la lupa, Porto Alave Oca, tratto di Zamaglia Istrice, Renaldo Sacchioccio, Re Mistero Montone, Rocco Nice Drago e Tabacco Nicchio. Queste sono le sette contrade che hanno avuto in sorte i cavalli. Sono rimasti da assegnare solo due, Rombo De Segni, Rocco Ro, e sono tre le contrade in attesa, la Tartuca, Leocorno e Giraffa. Qui solo due ha già preso parte a due carriere, Rombo De Senesi è la sua prima esperienza e Roccolò ha corso già una carriera. Attendiamo l'uscita dalla piazza della contrada dell'Oca. Infatti sentiamo il canto con Porto Alave che va in Fontebranda. Ed ecco l'applauso del popolo dell'Oca mentre arriva a Porto Alave. Chiaramente c'è stata questa esultanza, Porto Alave, cavallo che ha già corso 10 pali, ne ha 21 l'anno scorso d'agosto, cavallo espertissimo. E vediamo, ecco, lentamente ora l'Oca sta uscendo. Ed ecco l'arrivo della prossima ghiandina. Tre cavalli da assegnare, solo due, Rombo De Sedine e Rocco Ro. Uno è solo due. Vediamo fra la Tartuca, Leocorno e Giraffa chi riceve in sorto solo due.
solo su due, viene assegnato al Contrada. Giraffa! Giraffa! Allora, la Giraffa, Contrada Vittorosa a luglio dell'anno scorso ha avuto in sorte solo 2-2. Solo 2-2 Giraffa, sono rimasto Rombo de Sedini e Rocco Ro, ed è rimasta la Tartuca e Leocorno. Vediamo questi due cavalli, Leocorno e Tartuca, Rombo de Sedini, Rocco Ro, le ultime due, e poi gli squilli annunceranno il termine dell'operazione della tratta, e a quel punto la parola passa ai capitani e agli staff pali delle Contrade di iniziare il lavoro di contatto con i fantini per poi presentarsi oggi pomeriggio alla prima prova. Allora, saluto 2 Giraffa, Sorighitto Lupa, Porto alla Beoca, Tratto di Zamaglia Istrice, Renato Sechiocciola, Regni Stilio Montone, Rocco Nice Drago, Tabacco, Nicchio. 4! Il 4 del Rombo de Sedini, cavalla la sua prima esperienza, vediamo quale delle due contrade riceverà in sorte Rombo de Sedini. Rombo de Sedini viene assegnato. Tartuca! La Tartuca con Rombo de Sedini. Allora, chiaramente a questo punto Rocco Ro a Leocorno. Allora, abbiamo praticamente identificato tutte le assegnazioni, soprattutto 2 la Giraffa, Sorighitto Lupa, Porto alla Beoca, Rombo de Sedini Tartuca, Tratto di Zamaglia Istrice, Renaldo Sechioccio, Remi Stirio Montone, Rocco Nice Drago, Rocco Ro Leocorno e Tabacco Nicchia. Questi sono i 10 cavalli assegnati alle 10 contrade che prendono parte alla prossima carriera del 2 di luglio, per cui a questo punto la parola passa ai capitani per iniziare a valutare la monta più adatta per il proprio barbero. Saluto 2 la Giraffa, Sorighitto Lupa, 9. Porto alla Beoca, Rombo de Sedini Tartuca, Tratto di Zamaglia Istrice, Renato Sechiocciola, Remi Stirio Montone, Rocco Nice Drago, Rocco Ro Leocorno, Tabacco Nicchio, e siamo arrivati alle 13:55 minuti, cui ora le chiarine con i loro squilli decreteranno il termine della tratta per la stazione dei cavalli per la prossima carriera del 2 luglio 2018. A questo punto inizia veramente la festa senese. Ci sentiamo fra pochissimo dal loggia Piazza Indipendenza con chiaramente il tavolo dei nostri amici ex Fantini, e faremo iniziare a fare contatti per tutta la logica della festa di Siena. Bene, a più tardi, arrivederci. Ciao Mario, ciao. Arrivederci. Ciao.